Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi finalmente faccio un video un po' recap sulle letture degli ultimi mesi. Ho veramente tanti libri, non tantissimi come avrei voluto, però insomma ho pensato di organizzare la cosa in ordine un po' sparso perché di alcuni di questi libri vi ho parlato specificatamente in video singoli, quindi vi rimando direttamente a quelli. Parlo nello specifico di Inferior di Angela Saini, che è un saggio su come la scienza abbia ignorato le donne, appunto, sempre cercato di farle sembrare inferiori, con un cervello più piccolo, eccetera, eccetera, e come anche la ricerca abbia spesso ignorato metà della popolazione umana. Vi lascio al mio video appunto su questo, sia nelle schede che sotto. Stesso discorso per Mary Beard, Donne e Potere, questo è anche recentemente uscito in italiano per Mondadori. È un saggio veramente brevissimo, però è molto interessante, appunto va a esplorare il rapporto fra le donne e il potere e come questo insomma sia sempre stato tolto alle donne o se dato alle donne, dato sempre con delle clausole in un certo senso. Mary Beard è una storica fantastica e veramente se dovete recuperare un suo libro, questo secondo me è perfetto. Uno degli ultimi video che ho fatto, uno degli ultimi video sempre della serie Libri Isterici, come questi due precedenti, è sugli Uomini mi spiegano le cose di Rebecca Solnit, che appunto è una collezione di saggi molto interessante, da dove è stato tratto il termine mansplaining. E niente, quindi finite le informazioni di servizio, posso passare al resto dei libri che, come vi dicevo, sono in ordine un po' sparso. Sempre per restare in tema, però, femminismo e libri appunto di saggistica, ho letto Perché non sono una femminista di Jessa Crispin, che io ho in edizione originale, ma che è uscito recentemente per Sur. Questo è un saggio, appunto, un manifesto femminista con questo titolo un po' provocatorio. Ne ho scritto sul mio blog, anche questo ve lo lascio sopra e sotto, ma ci tenevo a dire due parole anche qua, e cioè che questo libro non mi è piaciuto per niente. Sono la prima che apprezza un po' di sana provocazione, soprattutto quando si tratta di femminismo e di scuotere in un certo senso le coscienze. Però devo dire che l'approccio della Crispin è molto è molto poco pregnante in un certo senso, perché sì, lei butta lì molte provocazioni, però le lascia anche molto a se stesse. Non offre nessuna soluzione ai problemi che elenca, e non sto dicendo che non sono d'accordo con quello che dice, sono d'accordo che ci sia un problema a livello di società, a livello di capitalismo, ci sono tanti aspetti che non vanno. Cita anche molte altre studiose del movimento, come ad esempio Bell Hooks, però a dir la verità lei non riesce ad essere, lei non riesce ad andare dritta al punto come una Bell Hooks, per esempio. Parla tanto di rendere il femminismo un qualcosa di effettivamente radicale, si scaglia contro quello che lei definisce il femminismo universale, il femminismo mainstream, che dir si voglia. Tutte cose che sono obiettivamente corrette, però al tempo stesso l'intersezionalismo viene buttato lì una sola volta, se non mi ricordo male, e poi non se ne parla più. Tutto ciò che riguarda le donne di colore, le donne con disabilità, anche lì viene citato giusto perché si deve farlo, ma poi non va in profondità, e in fin dei conti tante cose che lei condanna, in un certo senso, sono le stesse cose che lei stessa fa, perché lei scrive da una posizione comunque privilegiata di donna bianca, abile, di classe media, che può permettersi di appunto vivere di scrittura, eccetera, eccetera. Quindi non l'ho trovato una lettura così interessante. Ecco, mi sarei aspettata qualcosa di più, mi sarei aspettata sì la parte della provocazione, perché è chiaro che con un titolo come Perché non sono femminista ci si aspetta un certo tipo di atteggiamento, però non ne sono uscita arricchita, soprattutto per il tono anche un po' paternalistico, un po' supponente dell'autrice che continua a dividere un noi, un loro, un non so, non mi è piaciuto. Se qualcuno di voi l'ha letto, però appunto mi faccia sapere. E per concludere, credo di non avere altro di non fiction, forse un'altra cosa più avanti, un altro libro che vi avevo già mostrato.
qualche tempo fa è Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Renée Dodds. Ve lo consiglio di nuovo perché non mi ricordo se ve ne avevo parlato a lettura ultimata. In ogni caso, come da titolo, è un saggio sulla razza, specificatamente nel Regno Unito. Lei è una scrittrice britannica. Questo saggio ha vinto anche numerosi premi per quanto riguarda la non fiction e la scrittrice, che tra l'altro è una ragazza credo della mia età. Lei ha anche da poco lanciato un podcast che si chiama About Race, che vi consiglio molto. Lei appunto si occupa di andare a indagare le cause sociali e storiche, del razzismo nel Regno Unito. E se l'argomento vi interessa, io vi consiglio veramente di recuperarlo perché, se gli inglesi stessi non studiano bene il colonialismo a scuola, figuriamoci noi che non, appunto non siamo neanche l'Inghilterra. Quindi è molto interessante dal punto di vista storico, dal punto di vista anche sociale, sociologico, politico. Quindi appunto vi consiglio il libro ma anche il podcast perché intervista persone di varie estrazioni sociali, con vari lavori, e quindi niente, molto consigliato. Passiamo un po' di narrativa invece, così passiamo ad argomenti più leggeri. Non potevo ovviamente non citarvi Winter di Ali Smith, che ho letto appena uscito, e come al solito me lo sono fatto autografare ed è stato sempre molto bello rivederla. Ve lo cito perché innanzitutto è appena uscito in italiano Autunno per la SUR con la traduzione di Federica Aceto e presumo che questo sia in fase di traduzione che arriverà successivamente. È il secondo appunto del quartetto di Ali Smith sulle stagioni e, come saprete, lei sta scrivendo questi romanzi uno dietro l'altro, proprio così, di getto, basandosi molto sulla contemporaneità, su quello che sta succedendo. Quindi se Autunno era stato un po' definito il romanzo della Brexit, Winter è un po' il romanzo di questo periodo di sospensione in cui ci troviamo. È una storia, volendo natalizia, perché parla di questo personaggio, Arthur, che deve tornare a trovare la madre per le vacanze di Natale, ma si è appena mollato con la sua ragazza e quindi, non avendo il coraggio di affrontare questo discorso con sua madre, essenzialmente ingaggia una ragazza incontrata ad una fermata dell'autobus perché faccia finta di essere la sua fidanzata. Ma il punto non è quello, il punto è descrivere, cioè parlare di cosa significhi essere una famiglia, parlare anche di quella che è la nostra realtà contemporanea dove c'è sempre questa facciata di finzione. Come sempre, secondo me Ali Smith riesce a parlare di tutto e di niente nello stesso luogo e riesce a farlo in un modo estremamente poetico, riesce appunto a trattare di argomenti altissimi e di argomenti quotidiani, in un modo veramente magistrale. Quindi, mentre aspettate Winter, leggete assolutamente Autunno perché secondo me è il suo capolavoro insieme a l'una e l'altra. Un altro romanzo che ho finalmente recuperato e che avevo comprato un paio di anni fa alla London Book Fair è Non ci sono solo le arance, credo che sia in italiano, di Jeanette Winterson. Lei ha scritto molti romanzi, un'autobiografia appunto ispirata in un certo senso da questo romanzo autobiografico e in generale è una persona fantastica. Se cercate qualche video di lei che parla, insomma, qui su YouTube troverete tantissime cose, è una forza della natura, è strepitosa. Ed essenzialmente questo romanzo autobiografico appunto parla della sua esperienza di vita in quanto bambina che è stata adottata da questa famiglia composta da madre e padre molto devoti alla chiesa, mi sembra pentecostale, insomma un certo tipo di religione qui in Inghilterra. E quindi lei cresce frequentando la chiesa, partecipando a tutte le attività possibili e immaginabili. E ad un certo punto però capisce di essere attratta dalle donne e questo chiaramente avrà delle conseguenze.
un tipo di romanzo che si legge molto facilmente, molto scorrevole e essendo anche breve si va avanti facilmente. E alcuni capitoli sono intervallati da una storia fantastica, perché il concetto del potere delle storie qui viene molto, molto sottolineato dalla scrittrice, perché appunto lei è cresciuta in un ambiente, cristiano, se vogliamo, dove il potere appunto delle parabole, dei racconti, dei passi tratti dalla Bibbia scandisce la vita quotidiana e in generale la vita di queste persone. Però le storie sono anche quelle che noi ci raccontiamo, quelle che ci tengono in vita e che ci rendono le persone che siamo. Io l'ho trovato veramente molto molto bello e vorrei anche leggere adesso la sua autobiografia, che credo si chiami Perché essere normali? No, Perché essere felici quando si può essere normali, una cosa del genere, perché appunto il suo modo di scrivere secondo me è fantastico, quindi ve lo consiglio. Primo graphic novel della carrellata è questo, che appunto sono contenta di mostrarvi perché è uscito anche questo recentemente in italiano, con il titolo La mia cosa preferita sono i mostri. Ve l'avevo già mostrato, è disumano, pesa un quintale, ha delle illustrazioni secondo me bellissime. Ed è disegnato come se fosse su un quaderno, perché appunto la narratrice è questa bambina che, come da titolo, ama i mostri e disegna anche se stessa come un mostro, come potete vedere qua. Ed è una storia ambientata negli anni 60 a Chicago, se non ricordo male. C'è una morte nel palazzo dove questa bambina vive. Si crea quest'aura di mistero intorno al motivo per cui questa donna della copertina, appunto, sia morta, e la bambina vuole cercare di indagare. Nel suo indagare, nel suo essere affascinata da sempre da questa sua vicina di casa, comincerà anche a scoprire cose riguardo a suo fratello, sua madre e la sua famiglia in generale. È veramente uno divertente come modo di scrivere, come anche modo di porsi della bambina. Ha queste atmosfere noir veramente interessanti e coinvolgenti e nonostante appunto la mole e la lunghezza, non c'è mai un momento in cui mi sono annoiato, in cui ho pensato che magari certi punti non avessero molto senso. Ha tutto senso, secondo me. In più dovrebbe uscire un secondo volume, quindi sono molto curiosa di sapere come proseguirà la storia. Passando ad una delle mie letture natalizie, perché è da un bel po' che non giro uno di questi video, ho letto Ragazze elettriche di Naomi Alderman, che ha vinto il Women Prize for Fiction l'anno scorso. Tradotto in italiano da Nottetempo, vi lascio come al solito tutte le informazioni sui traduttori, o meglio traduttrici, perché credo che di tutti i libri in italiano, cioè che sono stati tradotti in italiano, la maggior parte siano stati tradotti da donne. Di questo ne avrete sicuramente sentito parlare, è un romanzo distopico che ha avuto anche, come dire, l'appoggio vero e proprio di Margaret Atwood, perché è stata in contatto con la scrittrice. Ed è ambientato in un futuro ipotetico in cui tutte le persone di sesso femminile hanno questa sorta di, non saprei come definire, un qualcosa nella pelle che permette loro di scaricare elettricità tramite il loro corpo, tramite le mani. E ovviamente tutta questa cosa avrà delle conseguenze non indifferenti, e si arriva a una sorta di ribaltamento del potere dal sesso maschile a quello femminile. La narrazione viene alternata fra varie protagoniste, varie voci, e devo dire che se alcune voci secondo me erano veramente ben fatte, un paio erano poco convincenti dal mio punto di vista e un po' difficili anche da riconoscere. Si mescolavano un attimo e dovevo spesso tornare indietro all'inizio del capitolo per capire chi è che stesse parlando. L'ho trovato sì interessante, sì originale, però sinceramente è come se mancasse di qualcosa. In più c'è uno stratagemma simile a quello visto nel racconto dell'Ancella, quindi con studiosi che guardano indietro, guardano questo periodo,
che appunto mi è sembrato un qualcosa di già visto, che quindi mi ha un po', ecco, tolto il piacere della lettura. È sicuramente un romanzo interessante, soprattutto in questo periodo storico, indubbiamente, però ecco, non mi ha travolto così tanto come il racconto dell'Ancella. Vedremo cosa faranno della serie TV, perché dovrebbe uscire credo l'anno prossimo. Forse magari in quella veste potrebbe essere un po' ristrutturato in modo diverso, vedremo. Se l'avete letto, fatemi sapere. È chiaramente un libro che si legge bene, ben fatto, insomma, scorre facilmente. Però, appunto, secondo me ci sono romanzi distopici come il racconto dell'Ancella, sempre a tema femminile e femminista, appunto, fatti meglio. Sempre a tema però un po' fantascienza, ho deciso di leggere Una piega nel tempo di Madeleine Lenglet, perché appunto usciva il film, che in realtà poi alla fine non ho visto. Questo è un libro per bambini, in realtà, infatti in questa edizione che insomma si vede che è un po' per bambini, ed è carinissimo perché alla fine del libro appunto ha questi extra dove ci sono così curiosità sull'autrice, ma anche in un certo senso sulla storia stessa, quindi dà nozioni in più. Spiega il significato di parole difficili, c'è un quiz se qualcuno può interessare, bambini, un lavoretto che si può fare. Insomma, l'ho trovato molto simpatico. Se io, insomma, se fossi stata una bambina mi sarebbe sicuramente piaciuto molto, ed ha anche consigli per letture simili, quindi molto ben fatto. Comunque, non è questo il punto. Il punto è che è la storia di questa bambina il cui padre è scomparso durante un esperimento scientifico. E quindi lei e il fratello più piccolo e un amico, un vicino di casa, cercano di andarlo a ritrovare e sono aiutati da queste persone che hanno dei poteri soprannaturali. La storia si vede che è stata scritta negli anni 60, secondo me, e rispetto al trailer mi sembra che anche il personaggio femminile sia un po' più macchiettistico, se vogliamo, rispetto a quanto sia stato fatto nel film, che sì, non ho visto, però ho visto il trailer. Però sicuramente mi è piaciuto molto il fatto che la protagonista fosse una ragazza e che fosse anche una ragazzina tipica, insomma, quindi normale, non la bellona della classe, non quella super popolare, anzi lei ha molte insicurezze, quindi secondo me è un modello sicuramente positivo in cui tante ragazzine possono riconoscersi. E chiaramente è una storia di avventura, quindi anche avvincente, tutto quanto. Però in certi punti secondo me è un po' lenta la narrazione, potrebbe procedere un po' più velocemente, e in altri punti è quasi il contrario, cioè succedono tante cose tutte in una volta. Però l'ho trovato molto carino, se non erro è il primo di una serie, non che lo leggerò i successivi, però è stata una lettura leggera, carina, un passatempo insomma simpatico. Una lettura invece un po' più seria, chiaramente, è Le belle immagini di Simone de Beauvoir. Non avevo mai letto un suo romanzo, avevo letto stralci, insomma, dei suoi libri più saggistici, e quindi questa è la mia prima esperienza con un intero romanzo. La storia parla di una donna negli anni 60 che ha un lavoro, ha due figli, un marito. Tutto sembra andare bene, però lei si innamora, diciamo, di un altro uomo, comincia questa storia e nel frattempo però succede che la bambina più piccola comincia ad avere dei problemi a scuola, sembra distratta, sembra un po' incupita, eccetera. È stato sicuramente interessante vedere come in questo ambiente comunque di classe medio-alta, perché stiamo parlando di persone nella Francia appunto degli anni 60, dove
anche le donne lavorano, dove tutti hanno, tutti anche nel giro dei suoi amici hanno lavori tipicamente intellettuali, ed è stato appunto interessante vedere come i loro discorsi non fossero poi così distanti da quelli che facciamo noi oggi, quindi anche la paura e al tempo stesso la fascinazione per quella che è la tecnologia, tanti altri discorsi riguardanti i rapporti di coppia, e appunto è anche interessante come la protagonista sia totalmente indipendente. Lei ama suo marito, sì, ha questa storia con un altro, però è anche molto indipendente nel suo modo di pensare, indipendente anche dal giudizio dei genitori, che quasi tratta in modo un po' distaccato. Mi è piaciuto molto il fatto che lei sia anche interessata ad avere il suo lavoro, nonostante ad un certo punto il marito, se non ricordo male, avesse avuto la possibilità, insomma, di guadagnare di più. Quindi l'ho trovato molto bello dal punto di vista dell'indipendenza femminile e appunto del modo in cui i vari personaggi sono multisfaccettati e hanno ognuno una propria personalità molto forte. Quindi sono stata molto contenta di leggerlo e vorrei leggere altro perché all'università avevamo tradotto qualcosa di suo, e quindi vorrei recuperare qualche cos'altro. Anzi, se avete qualche consiglio, fatemi sapere. Passando a un altro graphic novel che vi avevo fatto vedere nell'ultimo book haul, ho letto Nimona di Noël Stevenson, finalmente. Anche questo esiste in italiano, pubblicato dalla Bao Publishing. La conoscerete sicuramente perché lei era diventata famosa, diciamo, su Tumblr, dove postava appunto piccole storie di Nimona e poi appunto ha potuto pubblicare il libro. Nimona è questa ragazzina con poteri un po' speciali, è molto simpatica, irriverente, e diventa l'assistente di questo cattivo. Tutto il romanzo è appunto così, fa ridere, cioè non so come dire, è una lettura che proprio mette allegria, però al tempo stesso riesce a trattare tanti argomenti anche seri. È interessante anche il punto di vista diverso, no, della ragazzina, non solo protagonista, ma anche che vuole essere l'assistente del cattivo proprio, che normalmente insomma è un ribaltamento di quello che è la tradizione delle fiabe, insomma. A me i disegni anche piacciono molto, mi piace il suo stile, anche così molto semplice, e quindi niente, se vi capita io lo recupererei e lo regalerei anche a un sacco di ragazze più giovani di me, perché se fosse uscito, insomma, se io fossi stata alle superiori o alle medie, me lo sarei comprato, insomma. Passando a un altro recupero mutuato dal mondo del cinema, come Una piega nel tempo, ho letto Chiamami con il tuo nome, e l'ho letto dopo aver visto il film. Quindi penso che abbia sempre un effetto sulle proprie letture quando si fanno dopo aver visto l'opera cinematografica, perché chiaramente, o perlomeno per quanto mi riguarda, i volti si sovrappongono, quindi per me quando leggevo Elio vedevo Timmy, e quando leggevo insomma Oliver vedevo l'altro, eccetera, eccetera. È stata una lettura sicuramente interessante. È chiaro che su pagina scritta tutti quei pensieri che in un certo senso nel film erano impliciti perché potevamo vedere la loro realizzazione nelle immagini, qua fanno un effetto un po' più profondo in un certo senso. La storia, come saprete, qui è anche più ampia, va un po' più avanti nel tempo, succedono anche altre cose, però penso che nel film lo sceneggiatore, che tra l'altro appunto ha vinto l'Oscar per l'adattamento, sia riuscito a prendere vari elementi e vari avvenimenti che ci sono nel libro e rimescolarli, riorganizzarli in un modo molto molto coeso e secondo me più coerente. Nel romanzo si nota di più che lo scrittore è americano. Ci sono tante piccole cose che agli occhi di un italiano ovviamente suonano un po' ridicole, suonano proprio da americano che viene in Italia e vuole vedere certe cose, mentre invece appunto il film, essendo stato fatto da Luca Guadagnino, riesce a non rendere insomma il tutto macchiettistico. È chiaro che è una storia
molto inverosimile, nel senso una famiglia poliglotta, super intellettuale, benestante, con quella casa no, nella campagna bergamasca o dov'era, insomma. Ci sono tanti elementi che la rendono un po' inverosimile, però l'aspetto principale appunto è far vedere le sensazioni che si provano quando si ha 17 anni e si scopre l'amore, si scopre anche l'attrazione fisica per qualcuno. Mi piace molto il modo in cui descrive l'estate perché è un tipo di sensazione che noi in Italia conosciamo bene, no? Di queste estati lunghissime quando siamo a scuola, con le finestre aperte, il caldo asfissiante, il silenzio, anche la noia data dal fatto di avere intere giornate per noi e non sapere cosa fare. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuto molto, però appunto secondo me ha questi momenti in cui pecca un po' de del fatto di essere stato scritto da una persona che non è italiana. Tuttavia, appunto, io fossi in voi lo recupererei perché tutti ne stanno parlando bene per un motivo, insomma, è veramente un bel libro e il film anche è veramente un bel film. Passando di nuovo a non fiction, ho letto un'autobiografia, Hunger Makes Me a Modern Girl di Carrie Brownstein. Ve l'avevo già mostrata in un book haul. Lei appunto cantava e suonava la chitarra nel gruppo Sleater-Kinney, che era un gruppo anni 90, grunge, aveva fatto anche da spalla ai Pearl Jam, se non mi ricordo male. E più recentemente lei ha recitato nella serie TV Portlandia, che è una delle mie serie preferite in assoluto. Quindi appunto volevo leggere appunto questa sua autobiografia. È un'autobiografia forse più incentrata, anzi senza forse, più incentrata sul mondo della musica e sulla sua vita fino a quel periodo in cui appunto suonava, rispetto insomma agli ultimi anni, tipo Portlandia viene citata una volta, ma non va proprio per niente in dettaglio per quanto riguarda quell'aspetto della sua vita. È più appunto la sua storia, lei è figlia di genitori che hanno divorziato, la madre aveva dei problemi anche a livello di salute mentale, il padre ad un certo punto, quando lei era già grande, le ha detto di essere gay, quindi si parla di tanti aspetti di famiglia, di rapporti con i genitori, di anche sessualità, perché lei stessa si identifica come bisessuale, ma soprattutto si parla di musica. Se siete appassionati di musica, se l'avete vissuta in modo molto molto personale, vi ritroverete tantissimo. Ci sono dei momenti in cui lei descrive cosa significhi essere fan di qualcuno, cosa significava negli anni 90 aspettare l'uscita di un disco, tutte queste cose qua che per me, che sono cresciuta leggendomi tutte le riviste musicali che potevo trovare, facendomi no, le cassettine, i CD con le canzoni che preferivo, mi si sono proprio ritrovata tantissimo. Lei secondo me scrive molto bene e riesce proprio a fotografare piccoli istanti in modo molto preciso. Non so se questo libro sia stato tradotto, però appunto vi lascio le informazioni sotto in giro, insomma, in caso dovessi trovare qualcosa. Poi ho recuperato una raccolta di poesie di cui avevo sentito parlare molto bene e che ho acquistato alla fine in occasione dell'8 marzo in una libreria pop-up qui a Londra. E sto parlando di Bone di Irsa Daily Word, non so come si pronuncia il suo nome. È una poetessa molto giovane, c'è anche un blurb di Florence Welch, quindi dovevo assolutamente recuperare questa raccolta di poesie, che ha uno stile molto, molto semplice, molto minimalista. Come vedete, da tutte le pagine in cui ho messo un'orecchia, mi è piaciuta veramente molto come raccolta. Parla di tanti argomenti, soprattutto dei rapporti fra le persone, ma anche dei rapporti con noi stessi, no? Con la nostra, interiorità, se vogliamo. È molto introspettiva come raccolta. Mi è piaciuta molto e tra l'altro l'ho letta subito dopo essere andata ad un evento di Slam Poetry, quindi
collegare queste due cose, no? Vedere persone essenzialmente recitare le proprie poesie di fronte a un pubblico e poi leggere qualcosa di così personale, di così forte, è stato molto bello. Quindi se magari dove abitate fanno eventi di questo genere dove leggono poesie ad alta voce, andate perché è un'esperienza veramente, veramente bella. Ultimi due libri sono sempre di non fiction. Il primo è Libere tutte, dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio, di Cecilia D'Elia e Giorgia Serughetti, edito Minimum Fax. Questo l'avevo comprato l'anno scorso e finalmente l'ho letto. E, tra l'altro l'ho letto perché, cioè, ho deciso di cominciare a leggerlo perché ero appena stata in Italia e mi sono state fatte di quelle battute sessiste, veramente, che boh. Non so, e quindi avevo bisogno di qualcuno di italiano che mi capisse e che parlasse di argomenti interessanti e appunto l'ho trovato. Come da sottotitolo, insomma, parla di vari argomenti: l'aborto, il velo, il matrimonio, la maternità, ed è tutto molto dettagliato con rimandi anche ad altri libri, articoli, anche leggi, insomma, io non è che mi intenda molto, però. Si vede che c'è stato un lavoro di ricerca molto ben fatto. Sicuramente se vi interessano queste tematiche, che sono comunque al centro spesso di dibattito pubblico in Italia, io ve lo consiglio. È una lettura, che si, insomma, riesce a seguire anche se magari non si conosce bene tutto, tutti gli argomenti vengono trattati perché appunto va molto nel dettaglio, spiega tutto quanto. Io ho scoperto anche cose che non avrei mai immaginato, tipo, non sapevo che dell'esistenza di certe leggi, insomma, nella nostra, non so se sia Costituzione o Codice Civile, quello che è. Fatto sta che appunto è molto interessante e è molto attuale come tipo di conversazione. E infine, sempre in tema femminismo, non ce l'ho qui con me perché l'ho lasciato in Italia, ho letto anche L'ho uccisa perché l'amavo di Michela Murgia e Loredana Lipperini, che è appunto un saggio sui femminicidi in Italia. È un saggio veramente brevissimo, si legge in una seduta, infatti è quello che ho fatto, e va appunto a indagare questo fenomeno. Anche e soprattutto dal punto di vista mediatico-linguistico, ossia come i media e i giornali spesso parlano di queste morti descrivendole in modo molto romanticizzato, quindi no, il raptus di gelosia o appunto l'amava troppo e tutte queste cose qua, mentre le due scrittrici invece sottolineano il fatto che sia molto importante il linguaggio con cui ci si esprime, il modo in cui si chiamano le cose. Ecco perché si dice femminicidio e non semplicemente omicidio, perché nella parola stessa è insito il motivo per cui queste donne sono state uccise. È molto, cioè, fa un effetto non indifferente leggere questo genere di saggi perché ti mette nero su bianco tutto quello che magari hai già nella tua testa, ma è un po' nebuloso, un po' confusionario. Se vi capita, recuperatelo. Io l'ho preso recentemente da IBS, era al 50%. Può darsi che ci sia ancora sul sito, quindi magari dateci un'occhiata. Come sempre, se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere, ne parliamo sotto nei commenti e ci vediamo prossimamente. Ciao!